Salve a tutti i nostri spettatori, benvenuti, ben ritrovati a questo nuovo episodio di Polis, primo piano sulla politica. Oggi, puntata 9, affronteremo prima di tutto quelli che sono una serie di temi di politica internazionale e in particolar modo il MES, di cui abbiamo ampiamente approfondito nella puntata speciale della settimana scorsa, e poi ancora le ingerenze europee rispetto a quella che è la volontà degli stati-nazione, in particolar modo per quanto riguarda gli immobili e per quanto riguarda l'alimentazione con l'introduzione degli insetti nella nostra dieta. Infine, è partito questa settimana il forum economico a Davos e anche qui, insomma, chiacchiereremo un po' al riguardo. Per quanto invece concerne quelli che sono i temi di politica nazionale, parleremo soprattutto di questo sciopero dei benzinai che è stato annunciato a fine gennaio e poi lo scontro tra autonomia differenziata e presidenzialismo. Ovviamente con me per parlare di tutto ciò il professor Luca Lanzalaco. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E l'avvocato costituzionalista Umberto Del Noce. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, vediamo prima di tutto quello che è il servizio di anteprima e poi ritorniamo in studio. Prego, Giulio dalla regia. Senza un attimo di tregua rispetto agli impegni e alle questioni europee che hanno caratterizzato questo inizio di 2023, Giorgia Meloni ha avuto giusto il tempo di festeggiare il suo compleanno domenica, coinciso con i primi 100 giorni di governo, prima di essere nuovamente proiettata tra le problematiche di lavoro. Un inizio, quello dell'esecutivo, che più volte abbiamo definito non facile, a causa prima delle difficoltà interne alla coalizione di centrodestra. Ad oggi comunque sotto al tappeto pronte a riapparire alla prima occasione e successivamente per le posizioni non sempre favorevoli alla linea chiesta dall'Europa. Non è un caso infatti che per appianare le divergenze la settimana scorsa la nostra Presidente del Consiglio abbia incontrato prima la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e successivamente, a distanza di qualche giorno, il nuovo Direttore Generale del MES, Pierre Gramegna. Un do ut des è ciò che probabilmente è riuscita a strappare Giorgia, conscia da un lato che la posizione assunta dal governo sul MES non era sostenibile a lungo e dall'altro che i nuovi obiettivi che l'Italia dovrà raggiungere per rispettare la tabella di marcia del PNRR non sono di così facile realizzazione. Nel frattempo la distopia non accenna a rallentare, anzi, dopo la questione degli insetti a tavola per salvare il mondo dalla crisi alimentare, in barba alle tradizioni culinarie dei popoli del vecchio continente, la Commissione europea ha deciso di mettere un freno all'inefficienza energetica delle nostre case imponendo una rivoluzione del settore immobiliare entro il 2030, al fine di salvarci tutti dal cambiamento climatico. Il tutto in perfetta linea con la rivoluzione green ampiamente sponsorizzata a Davos, nei vari incontri del World Economic Forum, giunto con il meeting annuale 2023 iniziato questo lunedì alla sua 53esima edizione. A presenziare per l'Italia solo il ministro dell'istruzione Valditara. Una delegazione piuttosto scarna se si pensa all'annuncio degli organizzatori che prevedono circa 2.700 partecipanti, tra leader del governo, delle imprese e della società civile. Il governo italiano ha dimostrato di avere altre priorità al momento o di non volersi ritagliare un ruolo di primo piano nel decidere il mondo che verrà. A noi, l'ardua sentenza. Allora, eccoci tornati. Come abbiamo visto, tanti argomenti di cui parlare. Allora, parto subito da lei, professor Lanzalaco, mentre chiedo a Giulio di mandare già il primo contenuto che commentiamo insieme. Parliamo nel servizio, e ne parla anche la stampa, di un do ut des per quanto riguarda appunto da un lato la ratifica del MES, del nuovo MES, e dall'altra parte il PNRR. Ecco, lei come legge, insomma, questo nuovo posizionamento che l'Italia sta avendo nei confronti del MES? Ricordiamo che l'Italia era rimasta l'unica nazione europea a non aver firmato la ratifica, anche appunto in vista dei nuovi obiettivi del PNRR. Sì, io penso che si possa fare
fornire una chiave di lettura unitaria, sia per quanto riguarda questo più che un do ut des, un do ut mes, e sia per quanto riguarda l'atteggiamento un po' eccentrico nei confronti di Davos, dove viene inviato appunto un personaggio non centrale del governo, anzi personaggio, un ministro che ha subito una certa stigmatizzazione anche sulla stampa, nell'opinione pubblica, per alcuni suoi recentissimi scivoloni, ecco, anche lessicali proprio. Quindi io propendo per una chiave di lettura unitaria e di tutti questi eventi. La chiave di lettura che propongo è questa, cioè fa riferimento a un modello molto semplice ma anche molto efficace, un modello di scienza politica che fu proposto un po' di anni fa da un politologo irlandese, Peter Mayer, scomparso fra l'altro giovanissimo, pochi anni dopo aver scritto questo paper, diventato poi molto noto, molto famoso, che ha ispirato anche parecchie ricerche empiriche. Peter Mayer che cosa sosteneva in questo paper che in seguito alla globalizzazione i partiti politici, in particolare i partiti politici dei regimi democratici, si sarebbero trovati in una tensione sempre più dilaniante fra i due principi che lui chiamava della responsabilità e della rappresentatività. Responsabilità, spogliamo il termine di ogni valore etico, responsabilità semplicemente come rispetto di impegni presi di fronte alle organizzazioni internazionali e ai vincoli esterni sull'arena internazionale, quindi responsabilità da un lato, dall'altro lato rappresentatività di fronte al proprio elettorato. Ecco, questo modellino che io ho semplificato, ma non troppo, perché è veramente semplice e devo dire, come tutte le cose molto semplici, anche molto elegante questo modello, e a mio parere spiega quello che sta succedendo oggi al governo Meloni. Cioè, da un lato Giorgia Meloni deve difendere, tutelare i valori, uso valori e non uso il termine dispregiativo che viene usato, che sia da Repubblica o da Domani, le bandierine identitarie. Chissà come mai per questi quotidiani quelle della destra sono bandierine identitarie e quelle del PD invece sono valori. Ecco, i valori con cui lei ha vinto le elezioni, acquisendo il consenso di milioni di elettori, ecco, lei da un lato deve tutelare questi valori, dall'altro si trova di fronte a impegni internazionali presi precedentemente da altri governi con i quali lei non era d'accordo, perché sul MES Giorgia Meloni ha speso parole molto dure e a mio parere totalmente condivisibili, e quindi si trova in questa difficile situazione. Ripeto, mediare fra responsabilità sull'arena internazionale e rappresentatività sull'arena nazionale, domestica. Questa è la chiave di lettura per capire appunto un atteggiamento molto defilato di fronte a questa kermesse di Davos, e quindi, ripeto, essere presenti con tutto rispetto per questo signore, però insomma, no, chiaramente non è sicuramente la punta di diamante del governo Meloni, da un lato, e dall'altro questo scambio, no, il do ut mes, cioè accettare le forche caudine del MES, il che creerà problemi perché la Lega, per esempio il senatore Borghi Aquilini ha già detto che lui, e se parlava evidentemente non solo a titolo personale, che lui non voterà assolutamente a favore del MES,
e quindi ecco, dovrà far ingoiare il rospo del MES se ci riesce alla propria maggioranza, ma se non ci riesce arriveranno sicuramente Renzi e Calenda a darle una mano in Parlamento, e in cambio chiede un ammorbidimento delle condizioni del PNRR e una maggiore flessibilità sulle condizioni, soprattutto sulla realizzazione degli obiettivi che sono stati tanto sbandierati, ma un conto è prendere delle decisioni e un conto implementarle, l'abbiamo già detto in precedenza. Quindi per me la chiave di lettura è questa: un tentativo acrobatico di Giorgia Meloni di riuscire a essere contemporaneamente responsabile nei confronti di impegni, di vincoli esterni sull'arena internazionale, ma anche leale, rappresentativa e coerente nei confronti degli impegni presi col proprio elettorato. Chiarissimo, chiarissimo. Umberto Dennoce, il professore appunto parla di un equilibrismo che in questo momento deve avere Giorgia Meloni, e che però rischia insomma di spaccare ancora una volta il centrodestra, la maggioranza, perché appunto ci sono state le dichiarazioni sia di Borghi sia in precedenza di Giorgetti, che aveva detto il MES non è più uno strumento utile al giorno d'oggi, non si può più utilizzare uno strumento creato tanto tempo fa per risolvere delle questioni economiche attuali. E inoltre poi c'è stato lo stesso Salvini che ha dichiarato che gli obiettivi del PNRR che appunto devono essere realizzati per la nuova rata sono di difficile realizzazione anche a causa dei governi precedenti che non hanno fatto abbastanza in tal senso. Ecco, tu come vedi questo equilibrismo e come pensi che il centrodestra potrebbe uscirne? Ma io sono fondamentalmente d'accordo con la lettura del professore, nel senso che tra l'altro la Meloni stessa in passato ha espresso posizioni molto dure contro il MES, quindi il fatto che oggi si, dopo aver detto in sostanza che non avrebbe accettato, poi dicendo che avrebbe ratificato, ma impegnandosi a non attivarlo, insomma, nell'ammorbidire la propria posizione, ha dimostrato insomma tutta la forza di questi vincoli esterni di cui abbiamo parlato fin dalla prima puntata. E quindi mi sembra evidente che quello che avevamo un po' preventivato si sta avverando, cioè la lotta, no, della così guerriera politica contro l'elite, no, venuta un po' da, come dire, a salvare il paese da questa morsa internazionale. Tutta questa spinta poi ha dovuto fare un bagno di realtà con una situazione fortemente vincolata, e quindi infatti si nota, no, una forma di due mondi: una scena internazionale in cui l'Italia è a testa va a capochino, e poi un fronte nazionale in cui si cerca di portare avanti i valori di sicurezza no, tradizionali della destra, sia vedi il Rave Party, ma vedi anche l'arresto così mediaticizzato, diciamo, no, del boss, come fosse quasi una conquista del governo sul fronte interno, sul fronte della sicurezza, no, con tempismi in qualche modo che suscitano perlomeno qualche sospetto. Come anche su altri argomenti, anche sul MES, secondo me il governo rischia forti tensioni interne, come sottolineava anche il professore. La Lega ha già insomma, dichiarato di essere contro. Io immagino che anche alcuni esponenti di Fratelli d'Italia siano contro, come lo erano sempre stati precedentemente. Per cui bisognerà vedere quando poi la ratifica passerà al Parlamento, se veramente sarà, diciamo, l'opposizione e i partiti tra virgolette di centro, il cosiddetto terzo polo, a salvare questa
questa operazione. Mi pare di capire che gli unici entusiasti, sia l'unico partito entusiasta del governo sia Forza Italia, perché per il resto, insomma, sarà un campo di scontro, ed è per questo che secondo me che verranno sottolineati invece gli interventi sulla politica interna. Certo. Sì, diciamo Forza Italia, tra i tre grandi partiti del centrodestra, forse è quello più europeista, Sì, potremmo. sicuramente. In questi giorni, alla Commissione Energia del Parlamento europeo si sta dibattendo sulla direttiva della Commissione europea. Prego Giulio di mandare il secondo contenuto, una direttiva che, riguarda appunto la prestazione energetica degli immobili. Questo perché appunto entro il 2030 la direttiva della Commissione chiede un efficientamento energetico e inizialmente nelle bozze di questa direttiva che attualmente appunto è in discussione si prevedevano anche delle pesanti sanzioni nei confronti dei cittadini che non si fossero uniformati a questa normativa. Queste sanzioni poi sono state eliminate dalla bozza, c'è la possibilità che siano gli stati a decidere in che modo muoversi per quanto riguarda le sanzioni. E Umberto, rimango da te per una domanda appunto di diritto. Possono o l'Europa o gli stati imporre a cittadini privati un efficientamento energetico sulla propria casa, su una proprietà privata, e che tipo di sanzioni il nostro diritto può prevedere nel caso in cui appunto non ci si uniformi? Ah, sì, potere possono, diciamo che in questo caso secondo me la battaglia è più profonda, nel senso che di nuovo emerge una dicotomia fra l'impostazione costituzionale italiana e l'impostazione più di marca europeista, nel senso che l'articolo 47 della nostra Costituzione, al primo comma tutela il risparmio, al secondo comma addirittura è un invito, diciamo, al legislatore, nel senso che viene stabilito che la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio alla proprietà dell'abitazione. Quindi fondamentalmente l'Italia è un paese in cui non solo il risparmio è tutelato, ma è proprio dovrebbe essere indirizzato alla proprietà dell'abitazione. Questo, diciamo, sottolinea un legame storico che c'è fra la nazione italiana e la proprietà della casa, che probabilmente è una delle cifre più peculiari del nostro paese rispetto a molti altri paesi. È un paese in cui infatti il risparmio privato è uno perlomeno era uno dei più elevati al mondo, nonché la proprietà no, della prima casa. E questo in qualche modo viene colpito, sia il risparmio viene colpito, perché comunque indirettamente il pareggio di bilancio va a colpire il concetto e la possibilità stessa del risparmio, e ora viene colpita la proprietà della casa, perché in qualche modo andando a limitare l'affittabilità o la vendibilità della casa, se non rispecchia certi parametri energetici, evidentemente viene colpita la proprietà stessa come istituto, perché in qualche modo vengono imposti dei costi che spesso sono esorbitanti ai proprietari per poter affittare o vendere la propria casa. E questo porterà, o in certi casi questi ammodernamenti non sono neanche fattibili, sono a costi esorbitanti. Questo porterà da un lato probabilmente a un crollo del mercato e dall'altro la necessità per i proprietari di vendere le loro case. E quindi mi sembra di leggere una visione ideologica, comunque, come spesso avviene no, in tutta questa politica cosiddetta green, che dietro questi slogan in qualche modo facili e quindi condivisibili in un certo senso, si nasconde un'impostazione che in realtà è ideologica
e che porta comunque a una liquefazione del tessuto sociale, fino anche nel concetto stesso di proprietà. Anche in altre puntate abbiamo toccato questo argomento, e la società si sta evidentemente trasformando nelle sue fondamenta, per cui quello che una volta era proprietà diventa servizio, e mi pare di leggere comunque la tendenza a vedere non solo il denaro come servizio nella sua digitalizzazione, ma anche l'usufruizione dell'abitazione, che in qualche modo cioè, è in un processo di diventare un servizio. Parrebbe che il grande capitale, dopo aver concesso anni di avanzo primario, di accumulo di risparmio, considerato dal sistema come un'inefficienza, si adoperi per riprendere, no, dalle tasche di quelli che una volta erano consumatori e ora sono utenti, ciò che in passato era stato elargito. Certo. Professor Lanzalago, appunto, Umberto Del Noce dice che c'è un'impostazione ideologica ben chiara per una trasformazione della società. E è chiaro che poi una direttiva uniformante che non tiene conto magari della diversa modernità degli edifici delle varie nazioni tende appunto a uniformare con la forza quella che invece è proprio una caratteristica di differenza tra i vari stati all'interno dell'Unione Europea. E un appiattimento lo possiamo vedere anche per quanto riguarda poi le politiche culinarie, potremmo dire così, che l'Unione Europea sta cercando di imporre agli stati con l'introduzione, e prego Giulio di andare con il contenuto 3, del grillo domestico come nuovo alimento appunto che può arrivare sulle tavole italiane e di tutti gli altri stati dell'Unione Europea. Lei appunto questa impostazione ideologica e questa trasformazione della società in che chiave la legge? Sì, la leggo in una chiave non opposta, assolutamente non opposta, ma diversa da quella proposta dall'avvocato Del Noce. Ripeto, non opposta, semplicemente diversa, perché poi ognuno fa il proprio mestiere, e quindi io da politologo io vedo sia appunto questo passaggio a forme di alimentazione abbastanza eccentriche, sia anche appunto a interventi fortemente intrusivi nei confronti delle abitazioni private, come il tentativo di verificare il punto di massima resistenza che un tessuto sociale è in grado di opporre all'intrusività all'invasività, all'intrusività e anche alla violenza vera e propria dell'attore pubblico, dello Stato. Quindi è andare a vedere un esperimento sociale su grande scala per verificare fin dove ci si può spingere e fino a che punto vengono accettate forme di controllo, sorveglianza, punizione, costrizione dai cittadini. Io ripeto, dal mio punto di vista, dal punto di vista disciplinare, che lo vedo in questo modo, ecco. Cioè l'Unione Europea sta progressivamente spostando il confine fra ciò che prima era considerato impensabile e adesso viene invece pensato come plausibile. Ecco, questo per me è il processo in atto. Su misure che, ecco, scusate, ancora 10 secondi, su misure che non hanno francamente nulla a che vedere con l'economia, la tutela dell'euro o no, questa è tutta la retorica su cui nell'ultimo
nell'ultimo decennio si è costruito l'intervento delle istituzioni europee, perché qua appunto stiamo parlando dell'alimentarsi in un modo piuttosto che in un altro, ovvero di incidere su risparmi energetici che poi sarebbero, questo è importante da sottolineare, sarebbero modesti, cioè non stiamo parlando di una rivoluzione tale da portare ad arginare l'emergenza climatica o energetica, insomma, io la vedo in questo modo. Assolutamente, no? Beh, stavo dicendo il classico processo della finestra di Overton, quello che una volta inaccettabile, poi piano piano. Certo. Esattamente, esattamente. Tra coloro che contribuiscono a creare, insomma, questa nuova società di cui stiamo dibattendo, ci sono sicuramente gli organizzatori del World Economic Forum a Davos, e tra uno su tutti Klaus Schwab. Questa, insomma, è la settimana in cui si sta svolgendo la sua 53esima edizione. E allora prego Giulio di mandare il quarto contenuto, che sono le parole finali di Schwab nel suo discorso di apertura. We have the ability to collaboratively build a more peaceful, resilient, inclusive and sustainable world. But to do so, we need to overcome the most critical fragmentation. And the most critical fragmentation is between those who take a constructive attitude and those who are just bystanders, observers, and even go into the negative, critical, and confrontational attitude. But the spirit of Davos is positive, is constructive. It means investing into a greener and therefore more sustainable economy, investing into a more cohesive society by providing everyone with the appropriate skills and opportunities, investing into the hard and soft infrastructure that modern societies require. And here in Davos, it means, despite all those challenges, it means particularly investing in the spirit and the practice of solving problems through mutual respect and cooperation. We believe that we can do it, that through collective responsibility, innovation, human goodwill and ingenuity, we have the capacity to turn the challenges into opportunities. È incredibile notare come la parola resilienza sia oramai entrata da un paio di anni a questa parte nel linguaggio politico nazionale ed internazionale, cioè prima non si utilizzava mai. E allora, un veloce commento lo chiedo a entrambi e poi passiamo alla politica nazionale. Umberto Del Nucio, prego. Ma a me è un po' far rabbrividire la violenza che si cela dietro queste parole che così sulla prima sembrano costruttive, no? Se parla di coesione, di superare la frammentazione, no? fra coloro che sono costruttivi e coloro che hanno un atteggiamento negativo. Però c'è una forte spinta all'uniformità e c'è una forte violenza dietro questo tipo di discorso. E quindi, no, fondamentalmente niente, io rabbrividisco un po' le parole di Schwab, ecco. Diciamo, tra insetti, efficientamente energetiche, Schwab, c'è tanto da rabbrividire in questa. Sì, no, poi
comunque vedevo giusto oggi un articolo, no, sui settori che inquinano di più, fondamentalmente, su come è divisa la torta secondo le ultime ricerche, no? E in realtà il settore dell'allevamento incide relativamente, perché incide, pare, il 5,8%, però, voglio dire, i social network e il digitale incide altrettanto, per non parlare del trasporto su strada, sul trasporto aereo, e anche l'agricoltura, diciamo, verde inquina, ma io non sento mai parlare allora di misure per limitare l'inquinamento, per esempio, dei server, dei social network. Google inquina più degli allevamenti, per cui, cioè, voglio dire, di nuovo, sono tutte parole buone, però di fatto vanno a colpire delle particolari classi sociali in favore di una particolare transizione economica e struttura di produzione, per cui il digitale e tutto ciò che serve a una società dei servizi comunque passa indenne, no, da questo impulso verde, però le economie tradizionali, l'agricoltura, l'allevamento, no, lo mangiare i grilli, perché allevare le mucche no, è troppo impattante, no, sul sistema complessivo, per cui non vedo come non si possa vedere una forte matrice ideologica nel momento in cui viene negata in favore di una pretesa neutralità dell'ambientalismo, emerge con prepotenza e con violenza una precisa visione ideologica, una precisa visione dei rapporti di forza e dei rapporti di produzione. E dietro l'inoffensività di questo individuo, di queste parole, si cela un forte autoritarismo, una forte intolleranza verso quello che viene definito come negativo e ostruzionismo, quando invece è una opinione differente, che è l'anima sostanzialmente della democrazia. Ma l'idea stessa della democrazia è in crisi in un mondo che in realtà non concepisce più il dialogo come un valore, e con i tempi che questo richiede e con lo studio che questo richiede, ma tutto deve essere risolto in fretta da una minoranza che ritiene un potere pressoché illimitato di decisione e di decisione politica. Per esempio, l'inquinamento elettromagnetico, quello è una forma di inquinamento, ma non ne sento tanto parlare. Quindi tutte queste antenne che riempiono le nostre città, sui tetti delle nostre case, quello non è inquinamento. Cioè, le mucche è un problema, ma le antenne invece va bene. Posso mettere le antenne vicino alla scuola di mio figlio, c'è un'antenna sull'edificio, quindi le antenne vicino alle scuole vanno bene, no? Perché dobbiamo scambiarci le foto, tutto quello va bene, però l'agricoltura no, l'agricoltura deve essere bersagliata. Francamente lo trovo iniquo, ecco. Assolutamente, assolutamente. Professor Lanzalago. Sì, a me quello che ha colpito di questo discorso è la contrapposizione fra, da un lato, condivido pienamente quello che diceva l'avvocato Del Noce, cioè una forte violenza psicologica, questa netta contrapposizione fra il bene e il male. Chi la pensa come noi pensa bene, noi siamo il bene, chi è critico è il male, chi non è collaborativo è il male. E in questo c'è sicuramente violenza psicologica, non si ammettono sfumature, non c'è critica, non c'è, è un atteggiamento fortemente autoritario, quindi da un lato sicuramente questo, ma dall'altro colpisce il vuoto totale. Cioè, se voi guardate quelle frasi che sono state opportunamente presentate, proiettate, sono una serie di luoghi comuni, di parole che ormai vengono chiamate nella sociologia della comunicazione, l'analisi del linguaggio, vengono chiamate memi, che non c'entra nulla con i memi, quelli che su internet. I memi che cosa sono? Sono espressioni linguistiche che acquistano una vita propria, diventano
no, e vengono ripetuti. E Schwab parla di, sono proprio classici, inclusività, sostenibilità. Cosa vogliono dire queste cose? Cosa? Assolutamente nulla. Cioè, quei 2 minuti e mezzo, quanti sono, di discorso, sono completamente privi di contenuti e contemporaneamente sono estremamente violenti. Ecco, qui bisogna stare attenti, perché il linguaggio, io notavo, questo anche per motivi didattici, quindi seguo un meme che si sta imponendo nel discorso politico italiano. Fateci caso, è quello di modernità. E i memi, la caratteristica dei memi è quella di essere trasversali. Non ci sono i memi di sinistra e i memi di destra, i memi sono trasversali, entrano a far parte del linguaggio e del ragionamento. Allora, un meme che si sta affermando è quello della modernità. Chi è contro lo speed è contro la modernità. Andate a vedere, c'è uno speciale su Repubblica, quelli che e proprio viene affermato questo. Salvini ha detto che chi è contro l'autonomia differenziata è contro la modernità. Ecco, si sta affermando questo, quest'idea della modernità. Che cos'è la modernità? Cioè tutto ciò che è progresso, tutto ciò che è nuovo, tutto ciò, che cos'è la modernità? Ecco, e questo, quindi bisogna starci molto attenti. Quelle parole di Schwab per me riflettono esattamente questo. Parole che sono contemporaneamente vuote, ma estremamente violente. Fra l'altro, nel discorso di Schwab e nel documento, diciamo, fondativo dell'incontro di Davos, io lo sto seguendo perché vorrei poi anche quest'anno, come ho fatto l'anno scorso, scrivere un pezzo per come Don Chisciotte su questo. Ecco, nel documento si parla anche di un'altra cosa, che qua è ovvio, non poteva essere riprodotto tutto il discorso di Schwab, ma come tutte queste belle cose, l'inclusività, la sostenibilità, la cooperazione, devono essere raggiunte come? Attraverso la collaborazione col settore privato. E arriviamo al punto che poi è il centro di Davos, perché è un grande comitato d'affari Davos, non... nient'altro, certo. Mio parere. Anche perché sì, poi, scusami Umberto, al di là poi del ministro dell'istruzione ci sono vari esponenti di aziende italiane che stanno partecipando a Davos, e quindi diciamo il pubblico, il governo che insomma rappresenta il pubblico, rappresenta la nazione, va con un ministro dell'istruzione, mentre i privati mandano i loro amministratori delegati, e questo fa riflettere. Prego Umberto, perdonami. No, stavo solo facendo questo commento su quanto appunto il meccanismo che illustrava il professore sia la matrice della violenza politica di questo movimento, tra virgolette, intendendo Davos, ma in generale dei sistemi politici che adottano medesime tecniche di comunicazione, perché il meccanismo è sottile, perché nel momento in cui a parte il fatto che sì, c'è una disneyana divisione del mondo fra buoni e cattivi, quindi diciamo il mondo dei buoni viene associato ad alcuni termini di riferimento tipo inclusione, sostenibilità, ambiente, per cui poi diventano indiscutibili, perché chi è contro l'ambiente, chi è contro l'inclusività? Nessuno, però lo pongono in un modo che poi criticare loro vuol dire, lo associano a criticare la modernità, criticare l'ambiente, la sostenibilità, essere un retrogrado, non lo so, capito? Cioè voglio dire, diventa poi attaccare loro, attaccare i valori con cui si difendono. E questo è un meccanismo che serve a evitare evidentemente qualunque forma di discussione nel merito, e quindi questa diciamo, è una forma autoritaria dell'uso del linguaggio, è un meccanismo violento
nell'uso del linguaggio. Certo. Un linguaggio che radicalizza piuttosto che spingere al confronto, è chiaro. È quello che sta accadendo poi ovunque, l'abbiamo visto da Trump a Bolsonaro, passando per qualsiasi tema ormai della politica nazionale ed internazionale. E appunto siamo andati un po' lunghi, ma questo scambio su Davos mi è piaciuto tantissimo, questo scambio di opinioni. Allora direi passiamo alla politica nazionale con il contenuto numero 5, che è un video, e poi insomma andiamo verso la chiusura della puntata. Prego, Giulio. Allora, 105 euro, carburante, benzina senza piombo, eccolo qua, 1,797, gasolio 1,837. Non dipende da noi, noi ci atteniamo a quello che la compagnia petrolifera ci consiglia. Dopo settimane di accuse e polemiche tra il governo e i gestori degli impianti di benzina, è entrato in vigore il decreto carburanti. Tra le novità, l'obbligo di esporre nei distributori i cartelli con il prezzo medio regionale dei combustibili, pena sanzioni fino a 6.000 euro. Condizioni inaccettabili per i sindacati di categoria che non hanno revocato lo sciopero del 25 e 26 gennaio. Io posso consigliare una cosa, esponiamo anche il prezzo di acquisto del gestore, così sappiamo, anche i nostri clienti sanno qual è il nostro margine, che Qual è? sono 3 centesimi scarsi. Questo sciopero, che ne pensa? Io a dirlo, sono rimasto deluso perché insomma è un decreto che non doveva essere applicato questo. Perché è stato proclamato questo sciopero? Ma al momento non ci sono condizioni che hanno soddisfatto il gestore, cioè il titolare dell'impianto del carburante. Si aspettava qualcosa di più dal governo? Mi aspettavo che comunque continuasse a tenere questo sconto sulle accise, che era importante. Se è più alto il prezzo della benzina, Sì. voi guadagnate di più? No, il gestore c'ha un guadagno, c'ha una percentuale sui litri che vende. Sui litri, non sul Non prezzo. sul prezzo, quindi se io vendo 50 euro e sono 35 litri, c'ho un guadagno, ma se la benzina costa come adesso 50 euro, sono 27 litri, si abbassa anche il mio guadagno, cioè sugli stessi soldi guadagno meno. Sembra che ci sarà lo sciopero. Lasciano il tempo che trovano questi scioperi, i self-service rimangono aperti, il mio è un self-service, rimane aperto 24 ore al giorno. Che la Meloni potesse fare qualcosa di più, ci speravo. In campagna elettorale ha sempre pubblicizzato queste accise, che avrebbe tolto le accise, che ci sono accise da 50 anni sulle benzine, invece di toglierle le ha rimesse. Salve, buongiorno. Ma perché se la prendono tutti con voi benzinai? I primi ladri, dico, siamo sempre noi, no? Per loro, per il governo, per tutti. Anche per i clienti, la maggior parte dei clienti. Siamo noi che aumentiamo, che facciamo, ma noi gestori, come ti ripeto, che c'entriamo? Ciao, buongiorno, c'è un pieno? Io ho votato il governo e credo di non aver sbagliato, solo che attualmente questo decreto che è stato fatto secondo me va rivisto. Dovevano coinvolgere prima le categorie, infatti poi è stato un motivo per cui l'hanno subito rifatto. Vi hanno accusato di essere speculatori. Ma io credo che la speculazione sia stata fatta a livelli molto più alti, neanche per quanto riguarda le compagnie. Secondo me è stata fatta a livello europeo da chi gestisce il prezzo. Loro dovrebbero arrivare a migliorare le cose, non complicare le cose. Per me fare qualche cosa, sai che cos'è? Arrivare e dire: senti ragazzi, l'accisa è stata levata per sempre. Oppure mi dici: lo levo per 2 anni, per questo periodo duro qui io vi levo questo. Il popolo non capisce più niente. Arriva un giorno e dice: ma che l'hanno rimessa? Ma l'hanno levata. È una presa in giro. Professor Lanzalaco, nel servizio si vede un benzinaio che appunto dice: io ho votato Giorgia Meloni, ho votato questo governo, penso di non aver sbagliato, però è chiaro che la situazione per quanto riguarda la questione carburante è una situazione complicata. Il governo ha rimesso, diciamo, delle accise che erano state tolte dal governo Draghi, ma erano state tolte giusto per un periodo di tempo, non definitivamente. Quindi
Giorgia Meloni si è giustificata dicendo che non è che sono aumentate rispetto a prima, ma semplicemente il governo Draghi per un periodo l'aveva tolte, dato il momento di crisi economica ed energetica che c'è stato all'inizio della guerra. Lei come giudica questa decisione del governo di aver imposto questo decreto legge che obbliga i benzinai a esporre i prezzi medi della benzina? Ma il allora c'è una prima questione che è stata derubricata sostanzialmente anche giustamente a un problema di comunicazione, per cui c'è stata un'improvvida uscita di chi ha detto c'è la speculazione, e poi hanno dovuto fare palesemente, il governo ha dovuto fare palesemente un passo indietro, perché di speculazione almeno a livello appunto di distribuzione al dettaglio non si poneva. Poi c'è un problema invece più generale che è stato messo in luce, se non mi ricordo da che esponente di Fratelli d'Italia in un'intervista, non mi ricordo francamente se Lollobrigida, che diceva coperta è corta, la coperta intesa come copertura finanziaria è corta, è quello che è, noi da qualche parte dovevamo far aumentare le entrate per poter aumentare le uscite su un altro fronte, no? Quindi dei vincoli. Allora, la mia opinione è che finché esiste questo vincolo, quindi finché non è possibile l'autonomia, la sovranità monetaria e quindi finanziaria e politica, questi problemi ci saranno sempre. Ecco, io vedrei questo come un sintomo di una sindrome più ampia, che è una sindrome sistemica e che dipende da variabili di tipo monetario ben conosciute, e quindi da una ristrettezza di quando diciamo ci sono poche risorse, vuol dire che la valuta, l'euro, arriva in certe quantità, quindi questo è il problema. Se fosse possibile la monetizzazione del debito, se fosse possibile qualche forma d'autarchia finanziaria, la coperta non sarebbe poi così stretta. Ecco, questa è la, insomma, visione, lo vedo come un sintomo di un problema, ahimè, molto più ampio. Assolutamente, concordo appieno. E se la coperta è corta, però sicuramente le scelte rispetto a quelle che sarebbero poi le sanzioni in caso di violazione sono delle decisioni che il governo può prendere in totale autonomia. Allora Umberto, chiudiamo su di te con questa domanda. Con il decreto anti-rave abbiamo visto la mano pesante del governo nel sanzionare gli organizzatori dei rave. Allo stesso modo lo vediamo adesso con i benzinai, che rischiano sanzioni fino a 6.000 euro e addirittura la chiusura dell'impianto. Leggi anche tu questa chiave di lettura che vede un governo di destra affermare la sua forza soprattutto dal punto di vista delle sanzioni? Sì, anche se di nuovo l'afferma con gli ultimi, tra virgolette, cioè nel senso che comunque su chi andava a fare le speculazioni energetiche a livello più alto, né l'Italia né l'Europa hanno voluto intervenire, invece vanno a mettere sanzioni molto pesanti sui rivenditori. Ma voglio dire, se l'impulso è quello della trasparenza, allora secondo me sarebbe anche, diciamo, sarebbe auspicabile che venissero mostrate quanto incidono le accise, per esempio, perché comunque sul circa il 50% del prezzo della benzina incidono accise, di cui alcune sono vergognose perché sono francamente ormai totalmente datate, come le accise per la ricostruzione, no, di Firenze dall'alluvione del 66 o del disastro del Vajont del 63, piuttosto che missioni militari varie. E quindi allora espongono anche ai benzinai tutte le varie accise che il cittadino paga, no, perché
quando fa benzina, non è che sono tutti, vuol dire, il prezzo della benzina incide relativamente su poi il prezzo finale all'utente. Certo, d'accordissimo. Signore, avremmo dovuto parlare dell'autonomia differenziata e del presidenzialismo, ma siamo andati lunghi e sarà sicuramente un tema che avremo modo di trattare con accuratezza nelle prossime puntate. Allora io vi saluto ovviamente e vi ringrazio di essere stati miei ospiti anche questa sera. Buonasera, grazie a tutti. Grazie a tutti. Ovviamente un saluto anche a tutti i nostri spettatori e arrivederci alla prossima puntata.